Non è ancora finita. 11 anni dopo, una serie di processi, inchieste, indagini, assoluzioni, anche totali da parte del primo grado, secondo grado della Cassazione, nuove inchieste aperte e anche prescrizioni. Insomma, un percorso lungo, travagliato. Non è ancora finita. La verità, su quanto accadde a Stefano Cucchi, sta emergendo, questo sì, ma non è ancora venuta fuori del tutto, evidentemente. Sembrava finita in realtà. Dopo la morte di Stefano nel 22 ottobre del 2009, c'è stato un momento in cui probabilmente sembrava veramente finita con una giustizia impotente davanti alle assoluzioni totali, insomma, di agenti, medici e infermieri. Tra 2015 e 2016 si è arrivati anche a dire che Stefano fosse stato ucciso dall'epilessia o dalla malnutrizione. Probabilmente in tanti avrebbero sventolato bandiera bianca. In questo caso, di solito, se fosse stato un film, un supereroe sarebbe intervenuto e avrebbe messo le cose a posto. Qui di supereroi non ci sono e purtroppo non è un film. Due persone però sono andate avanti e hanno lottato fino alla fine credendo in quella giustizia che sembrava avesse loro volto le spalle e credendo ovviamente anche nella verità. Parlo di Ilaria Cucchi e di Fabio Anselmo, l'avvocato che ha assistito la sorella di Stefano e insomma si è arrivati poi 10 anni dopo circa a una parte di quella verità che si è inseguiti e non sempre si era riusciti a venire fuori. Parentesi, ho detto che non è un film, in realtà un film c'è stato, vi consiglio di guardarlo sulla mia pelle con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi e vi consiglio di rimanere qui sulle fonti TV perché in collegamento con noi adesso c'è Ilaria Cucchi e che saluto e che ringrazio anche perché in questi giorni l'ho un po' stalkerizzata per assicurarsi che fosse in nostra compagnia. Ilaria, quindi Grazie, perdonami, grazie a perdona tutti. l'insistenza e benvenuta qui sulle fonti TV. Allora, io ti ho, diciamo, noi in televisione quando mettiamo il nome di un ospite accanto mettiamo anche un po' la qualifica, spieghiamo chi è. Ero un po' indeciso se mettere sorella di Stefano, sorella di Stefano Cucchi, poi alla fine abbiamo deciso di mettere attivista, diritti umani perché è così che sei percepita soprattutto all'estero, però forse non basta. Preferisci Molto sorella di Stefano Cucchi. Sì, sorella di Stefano Cucchi? Volevo arrivare proprio a questa prima domanda, cioè chi è oggi Ilaria Cucchi, insomma, 11 anni dopo quanto accaduto, insomma, dopo la morte di tuo fratello Stefano il 22 ottobre 2009. è certamente una persona completamente diversa, una donna cambiata rispetto a quella che era più di 11 anni fa, quando credeva ciecamente nello Stato e nella giustizia, appunto tale da affidare loro la salvezza del proprio fratello di fronte a quello che erroneamente percepiva in quel momento come un suo personale fallimento di donna e di sorella. Sono cambiata, sono cresciuta, mi sono scontrata con realtà difficili, ho dovuto tirare fuori una parte di me, di una forza che nemmeno sapevo di avere. Era la forza della disperazione, era l'amore per la verità prima ancora che per la giustizia, perché della verità si ha bisogno per poter andare avanti nella vita. Il riconoscimento della verità è fondamentale. La negazione della verità riguardo la morte di un essere umano equivale a negare il valore di quella vita, di quella persona, di tutto ciò che gira intorno a quella vita, di una famiglia, di una comunità. E questa è stata la mia vita dal 22 ottobre del 2009 ad oggi e questa continuerà ad essere una versione completamente diversa di me. Stiamo vedendo adesso un filmato che abbiamo recuperato da change.org in cui si vedono momenti di vita di Stefano, che ricordiamo insomma fu arrestato il 15 ottobre 2009 per detenzione di stupefacenti. Una settimana dopo perde la vita senza che la famiglia riesca a capire e a sapere dove si trova, dove viene trasportato e che cosa gli accade. Da lì insomma un impegno totale da parte della famiglia Cucchi e una serie rocambolesca insomma di indagini, processi e assoluzioni. Anche assoluzioni totali da parte prima della Corte d'Appello, poi della Cassazione. Lì in tanti avrebbero potuto sventolare bandiera bianca, come ho detto. Ilaria, tu hai Mai. fatto tantissime interviste, quindi non ricorderai della domanda che ti feci io qualche anno fa, in mezzo a tanti, chiedendoti, ma in realtà è una domanda che ti hanno fatto tutti, qual è stato il momento chiave della svolta sostanzialmente. E tu segnalasti quando, proprio quando, non ricordo se dopo la
Sentenza di secondo grado. Perfetto, la sentenza di secondo grado in cui lo stesso Fabio Anselmo, avvocato, ti disse, o meglio, tu dicesti all'avvocato abbiamo vinto e lui ti rispose, Ilaria, forse non hai capito bene, ci è andata malissimo. Tu invece eri convinta di questa lettura, abbiamo vinto nonostante abbiano assolto tutti. E così è stato, perché per anni ci eravamo battuti contro come lo definisco io, un processo sbagliato. Hai parlato prima delle varie assoluzioni. L'assoluzione degli agenti era proprio il frutto di quel processo sbagliato. I medici in realtà non sono stati assolti, ma i loro reati sono finiti, in In prescrizione. prescrizione, certo. Quel momento, il giorno della sentenza di secondo grado, doveva essere la fine di tutto. Invece, paradossalmente, è stato l'inizio, perché non solo la giustizia riconosceva per la prima volta il suo fallimento. Non avevamo fallito né io né il mio avvocato, né i miei genitori, nessuno di noi, aveva fallito la giustizia. E soprattutto per la prima volta si riconosceva che Stefano Cucchi non era morto di suo, non era caduto dalle scale, ma era morto come conseguenza di un pestaggio. Per la prima volta si diceva questo. Si riconosceva il fallimento della giustizia perché non si era stati in grado di individuare i responsabili di quel pestaggio. Da quel giorno in poi c'è stata la svolta. Nel frattempo alla Procura di Roma era arrivato il dottor Pignatone, assegnò le indagini al dottor Musarò e anche a lui ha nominato me, Fabio, e ti ringrazio, ma non dimentichiamo che ci sono tante altre persone da ringraziare in questa storia. Primo fra tutti appunto il dottor Musarò, i nostri consulenti, Vittorio Fineschi e tutto il suo staff, tutti coloro che hanno creduto fino all'ultimo che potesse emergere la verità e che si potesse arrivare a fare chiarezza e giustizia su questa drammatica vicenda, che non ci hanno mai smesso di credere e che si sono battuti al nostro fianco, perché io sono del parere che da soli non si fa niente, soprattutto un comune cittadino come me non sarebbe arrivato da nessuna parte. Tante le Ahimè. immagini che hanno contraddistinto questi anni di processi, di lotte verso la giustizia, una l'abbiamo vista, cioè il baciamano del capo dei carabinieri a Ilaria Cucchi dopo, insomma. Ecco, scusa se ti interrompo, però io questa scena la ritengo un momento estremamente significativo Sì. che la racconta lunga su chi sono io e su come ho portato avanti questa vicenda. Sai benissimo, tutti sanno, che tante volte su più fronti sono stata additata come il cosiddetto partito antipolizia. Ecco, io non lo sono, io credo che mi sono trovata, mio malgrado, a farmi carico di quella che poi è diventata una vera battaglia di civiltà e non l'ho fatto soltanto nell'interesse della mia famiglia o in nome di Stefano e della sua morte, ma l'ho fatto anche e soprattutto per il rispetto che si deve, che tutti noi dobbiamo alle forze dell'ordine, che non sono rappresentate da quei due carabinieri condannati per l'omicidio di mio fratello, ma sono rappresentati da una moltitudine di altre persone, donne e uomini, che quotidianamente si sacrificano e si mettono a nostra disposizione per tutelarci, per proteggersi, e a loro, anche a loro, dedico quella che possiamo definire la vittoria delle condanne in primo grado, perché parlare di vittoria è brutto, nessuno ne esce vincitore da tutta questa vicenda. Il 14 novembre 2019 la Corte d'Assise di Roma condanna Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per omicidio per intenzionale, 12 anni di reclusione, interdizione perpetua dei pubblici uffici, oltre al pagamento delle spese legali, ovviamente, mentre il super testimone, carabiniere Francesco Tedesco, un'altra delle immagini di questa storia è il super testimone che ti chiede scusa stringendoti la mano dopo la sua testimonianza che di fatto apre gli scenari che avevate ipotizzato in cui credevate. Ma che erano stati sostanzialmente bocciati insomma, dalla giustizia, viene assolto Tedesco per il reato di omicidio per tera intenzionale e condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per falso. Stesso reato per il maresciallo dei carabinieri Roberto Mandolini, condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Detta così sembra che sia finita. Ma non è finita, come ho anche iniziato il nostro intervento. Dalla foto del bacio del carabiniere io passo al post di Ilaria Cucchi, che Ilaria tu hai scritto pochi giorni fa sulla tua pagina Facebook, in cui citi insomma l'interrogazione da parte del pubblico ministero al generale Casarsa, correggimi se sbaglio, è l'inchiesta TER sostanzialmente, Sì. il processo TER su Stefano Cucchi in cui si cerca di capire se ci sono stati se c'è stato favoreggiamento e dato che comunque sarebbe emerso
che c'è stata pressione da parte di piani alti, diciamo così, a far sì che i carabinieri coinvolti venissero in qualche modo salvati attraverso una figura intermediaria. Adesso ho semplificato in qualche modo. Quello che hai scritto è semplicemente il generale Casarsa. Il pubblico ministero interrogando il generale Casarsa sta portando alla luce non solo l'origine dei depistaggi e delle indagini, eccoli qua, ma anche della macchina del fango contro Stefano e i miei genitori, quando, sin da subito dopo la sua uccisione, è stato definito in atti ufficiali firmati dall'alto ufficiale tossicodipendente in fase avanzata, anoressico, sieropositivo. Il generale non è in grado di spiegare l'origine di queste informazioni. Secondo lui è tutta colpa del colonnello Cavallo. Che triste spettacolo, quanta rabbia, quanto dolore inflitto a tutti noi, quanta arroganza impunita. Veniva accidente a pensare, qui torniamo magari alla questione del film, in un film in cui c'è un happy end, magari quanto emerso, no, dall'inchiesta in cui c'è stata poi la testimonianza del carabiniere tedesco. In qualche modo le cose si sistemano, la verità emerge, anche chi ha taciuto prima si lascia andare. Evidentemente no, evidentemente c'è qualcosa che ancora impedisce, insomma, a determinati personaggi a, come dire, non ammettere quello che è accaduto. Ovviamente questo è il vostro punto di vista, ma ci ritroviamo tutti a vederla come voi, in qualche modo. Sì, allora se da un lato nel cosiddetto processo bis, quello sul pestaggio, abbiamo avuto i primi due uomini in divisa che hanno avuto il coraggio, perché signori miei, qua sto capendo che si tratta veramente di avere un gran coraggio, di parlare, raccontare, seppur a distanza di tanti anni, quello di cui erano a conoscenza e che appunto ha aiutato a mandare avanti le indagini. In questo cosiddetto processo terra assistiamo a scene veramente drammatiche, se così le posso definire. La storia di questo processo la leggete un po' nel libro scritto da me e Fabio per la Rizzoli, Il coraggio e l'amore, perché parliamo di un altro capitolo tristissimo di questa storia. È terribile la maniera in cui è morto Stefano. Io non so se sono capace di perdonare, ma certamente, ecco, non credo oggi di poter dire che perdonerò quelle due persone. Ma nel frattempo, subito dopo la morte di Stefano, è successo qualcosa di estremamente grave che ha causato a me, alla mia famiglia, soprattutto ai miei genitori, che in questo processo si sono invecchiati e non solo, si sono devastati ed ammalati. Ha costato anni ed anni di processi sbagliati, di processi a vuoto. Io vorrei che le persone che non vivono fortunatamente vicende come la nostra cercassero un po' di immedesimarsi e capire cosa vuol dire per una famiglia entrare in un'aula di tribunale tutti i giorni della propria vita per tutti questi anni e scontrarsi con realtà ostili. Ecco, lo racconto nel post, l'arroganza. Adesso siamo di fronte ad un vero e proprio scaricabarili, ma la verità, tu dicevi, sta emergendo, no? La verità è emersa, ormai sappiamo tutto, anche se la si vuole negare o minimizzare in tutte le maniere. La verità, la triste verità è una sola, che un istante dopo la morte di mio fratello si mettevano in piedi quella catena di depistaggi che sono costati così tanto cari alla nostra famiglia. Oggi gli autori di quei depistaggi che pochi giorni dopo la morte di Stefano avevano già messo, dopo una riunione, nero su bianco, quelle che sarebbero state poi le conclusioni medico-legali sposate prima dai consulenti della procura e poi dai periti del giudice, oggi sfilano in quelle aule con un'arroganza che fa paura. Non Un altro abbiamo dei. Certo, paura nemmeno della magistratura. cioè, no, ma il senso era chiaro. Hai smosso ovviamente grande. Cioè, si è creato, insomma, ovviamente grande sostegno da parte dell'opinione pubblica. So che, insomma, sei stata candidata e probabilmente hai anche ricevuto diversi premi. Forse il più grande, non so, correggimi se sbaglio, magari è un'altra, al di là di quello che hai ricevuto dalla giustizia, di positivo, quello che hai ricevuto, insomma, da Fabio Anselmo, che è anche il tuo compagno. Ma forse, insomma, se digiti Ilaria Cucchi, spesso su Google viene fuori il murales che è stato realizzato in tuo onore a Napoli. Forse tu sei stata la prima donna che ha avuto questo omaggio. L'artista è lo stesso che ha dipinto e che ha ritratto Diego Armando Maradona, che, insomma, a Napoli
Napoli è considerato un dio, parliamoci chiaro, nel quartiere di San Giovanni. Qui c'è stata questa inaugurazione a 9 anni dai fatti che hanno coinvolto Stefano. Credo che tu abbia anche fatto, insomma, sì, eccola qua la foto in cui ci sei tu assieme a una piccola comunità di Napoli, evidentemente a chi ha realizzato quest'opera. Ti chiedo in qualche modo come ti sei sentita, insomma, che cosa hai provato, ecco, quando ti hanno comunicato che sarebbe stato realizzato questo murales e quando poi l'hai visto. Sicuramente ne sono stata onorata, sono stata emozionata, così come lo sono di fronte a tutte le altre dimostrazioni di vicinanza e di solidarietà. E che ti devo dire, io non so nemmeno se me lo merito, io non ho fatto nulla di così speciale. E quello che so e che sento è che sicuramente tante persone ora si rivedono in me, si riconoscono in me nelle difficoltà, nelle ostilità che ciascuno di noi è spesso costretto a subire di fronte a istituzioni che ti voltano le spalle e che improvvisamente diventano il tuo peggior nemico. Questo lo vedo nel sostegno, nei sorrisi, negli abbracci, ormai non ci possiamo più dare, delle persone comuni che spesso incontro per strada, mi guardano e mi dicono: Ila, vai avanti, come se fossi la loro sorella. Ecco, questo è il riconoscimento più bello. E non è un caso che, insomma, dopo il caso di Stefano Cucchi ne sono venuti poi sono emersi anche altri, un dato è che sono emersi 26 casi simili solo nel 2009, che poi è l'anno, insomma, in cui Stefano fu arrestato e poi perse la vita nel reparto detenuti dell'ospedale Pertini. L'anno, eravamo solo ad ottobre, era il numero 148 dei morti in carcere. Altro dato, altro numero, insomma, inquietante, ovviamente. Stefano soprattutto è morto come un ultimo tra gli ultimi, nella violazione totale di ogni diritto fondamentale dell'essere umano. Era detenuto e quindi i suoi diritti non contavano più nulla. Io credo che la battaglia portata avanti in nome di Stefano sia una battaglia che vada ormai molto oltre Stefano e che debba essere portata avanti in nome di tutti gli altri Stefano che quotidianamente vedono violati i loro diritti. Prima di salutare, essendo prego, i cosiddetti prego. Ultimi, il più delle volte non hanno voce perché non contano niente. Sull'inchiesta Ter, tu e Fabio, insomma, siete ottimisti sull'esito, al di là delle dichiarazioni che sono emerse e della testimonianza emersa in questi giorni e che hai commentato e di cui abbiamo parlato. Mi rendo conto che, insomma, dopo aver sentito la seconda corte assolvere tutti, ti sei comunque rimasta ottimista, quindi è una domanda che forse ha poco senso, ma ti chiedo che sensazioni avete per questa inchiesta Ter ancora in corso. Allora, in quel momento sono stata ottimista perché sapevo che non ci saremmo fermati lì, perché sapevo che il vento era cambiato, che, ripeto, la procura era cambiata e che ci sarebbe stata la volontà di non abbandonarci, quantomeno di andare fino in fondo a quella vicenda. Ora, parlare oggi di ottimismo faccio veramente fatica, non so che dire. Quello che conta per me è che ormai la verità è chiara, è evidente, è sotto gli occhi di tutti, è innegabile, sia per quanto riguarda l'uccisione di Stefano, sia per quanto riguarda i famosi depistaggi. La mia speranza è che si abbia il coraggio di andare fino in fondo con delle condanne senza far sconti a nessuno, come se fossero dei comuni cittadini come me e come te. Prima di salutarci, Ilaria, è una delle notizie, diciamo, che abbiamo letto in questi giorni e quindi ti chiedo una breve battuta. In realtà non voglio neanche entrare troppo nell'intimo, insomma, della vostra storia come famiglia, ma, insomma, la verità ha un prezzo molto alto, insomma, e lo state vivendo proprio in questi giorni, in questi momenti. Lo avete capito in questi momenti, in questi giorni. Ma la mia famiglia comunque andrà a finire, da tutto questo ne esce devastata. E ti raccontavo poco fa delle malattie che hanno colpito entrambi i miei genitori, malattie gravi. E per quanto riguarda il resto della mia vita è ormai un disastro. Abbiamo perso il lavoro perché
dedicarsi ad un processo del genere significa non aver tempo più per nient'altro. I miei figli hanno pagato un prezzo altissimo perché hanno visto la loro madre, che era la più presente al mondo, improvvisamente sparire dalle loro vite. Però forse proprio a loro devo pensare in questo momento per poter immaginare un futuro migliore, perché è vero che ho chiesto loro un enorme sacrificio, ma è altrettanto vero che gli ho dato un insegnamento del quale spero possano farne tesoro. Ilaria Cucchi è anche tra le protagoniste del libro Donne al futuro, edito dal Mulino, uscito proprio in questi giorni. Si parla di storie, insomma, di donne straordinarie, si parla anche di Bebe Vio, di Sara Gama, Emma Dante, la street artist Alice, la compositrice Silvia Colasanti, l'astrofisica Marika Branchesi e la studiosa dell'economia e dello sviluppo Eliana La Ferrari. C'è anche Ilaria Cucchi. E all'interno di questo libro, insomma, viene raccontato la loro storia e quindi un'occasione in più, insomma, di capire quello che è accaduto e di scoprire appunto la storia di donne straordinarie. Ilaria, grazie davvero per la disponibilità, buon giorno dell'8 marzo e a presto. A presto. Ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, al rientro parliamo con Alessia Mosca, che è prima firmataria della legge Golfo Mosca, che sostanzialmente garantisce quelle quote rosa per qualcuno, diciamo, poco gradite proprio come concetto, come principio, ma forse ancora indispensabile, nonostante siamo nel 2021, nel mondo del lavoro. Tra poco.